Facendo il volontariato a livello di comunità, ho iniziato a ragionare su come iniziano i movimenti non ufficiali. Ho fatto un film, una commedia, su tre amici che cercano di rimettersi in forma nella Gran Bretagna dell'austerità. Gli amici fanno tutto da soli, con conseguenze divertenti. Mi ha fatto pensare a un altro filmato che avevo girato in Italia, circa 4 anni prima. Di nuovo, riflettendo sul tempo trascorso nella mia altra città natale, in Piemonte, mi ha colpito che anche i miei ospiti facevano parte di una comunità di volontariato. Infatti, l'inno stesso della valle rimanda a un periodo della Seconda Guerra Mondiale in cui i volontari della Valsesia furono il primo nucleo di combattimento ben organizzato della resistenza italiana. L'associazione locale dei partigiani italiani organizza degli incontri ogni anno ad aprile e durante tutto l'anno, e Bruno Rastelli, loro principale rappresentante, ci ha tenuto a spiegare come fin dall'inizio hanno sentito di dover fare qualcosa per la propria comunità. La loro prima missione fu proprio di accompagnare questi militari tedeschi, gli ebrei in fuga attraverso queste montagne a raggiungere la Svizzera. Dopodiché hanno sentito l'esigenza non solo di aiutare la gente a scappare, ma di dover fare qualcosa per il proprio paese, per combattere il nazifascismo. Le donne partigiane hanno giocato un ruolo enorme in quella comunità, rischiando la morte come messaggeri. L'infaticabile Wanda ci ha detto qualcosa in più. L'ultimo servizio che ho fatto con Lupo è al mattino alle 5, Lupo è venuto a chiamarmi e sul tavolo c'era un affare rotondo così, come un pacco, e una borsetta. E Lupo e mi dice se dovessero sparare, dovessi essere ferito, tu non ti devi fermare. Quando stiamo attraversando il Sesia, dal posto di Bocco ci hanno visto, ci hanno sparato. Allora quando arriviamo a Crevacuore, allora ci fermiamo e Lupo tira via quello che aveva in spalla e lo mette nella gabina. E poi mi dice, adesso Wanda ti dico, mi prende la borsetta. E sta borsetta che dico, guarda che roba, fai tutta sta strappa per niente. E allora mi dice, quello che è in gabina, che avevo in spalla, è la radiotrasmittente. Quindi, quale rilevanza ha avuto questa comunità dopo la guerra? In molte strutture dello Stato c'è stata un'amnistia, per cui diciamo che c'era una parte del paese ancora fascista. Gli anni 60 hanno portato un'altra generazione che si è ribellata e ha portato dissenso politico in veste non ufficiale. Mio padre era partigiano, mi ha trasmesso in famiglia questi valori che io ritengo di dovere, è importante che io li trasmetta anche alle giovani generazioni. È passato moltissimo. La mia generazione che ha fatto il 68 ha raccolto dal movimento partigiano le idee di libertà e di democrazia, di quel movimento partigiano che si è sviluppato contro il fascismo e il nazismo proprio su queste montagne. In questo periodo in cui in Italia predominano dei miti negativi, ha lasciato dei valori positivi: la libertà, la democrazia, l'onestà, la solidarietà. Pensa che c'è qualcuno accanto a te. Amici miei, vivere non è sempre poesia. Senza madre, senza padre, senza un nome, e noi viviamo come gli uccelli in libertà. Figli di nessuno, per i boschi noi viviamo. Ci disprezzo ognuno, perché lasceri noi siamo.